benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie come punto in casa Inter. Dumfries ha fatto passi indietro nelle gerarchie di Inzaghi ma anche in termini di rendimento. Un esterno di Serie A, potrebbe essere un'occasione. Una sola volta titolare belle ultime sei di campionato Denzel Dumfries che è rimasto anche a guardare i compagni dalla panchina in tre recenti circostanze. Sono numeri che ben fanno capire come l'olandese non sia più centrale nelle preferenze di Inzaghi. Il tecnico piacentino preferisce Darmian a destra, mentre a sinistra la sicurezza resta Federico Di Marco, probabilmente il più costante di tutta la batteria di esterni completata da un Gosens sempre troppo comprimario, e Bellanova che ha raccolto un minutaggio basso. L'estate potrebbe portare con la prossima sessione di calciomercato anche qualche novità in fascia in termini di volti nuovi, e un calciatore che attualmente gioca in Serie A, potrebbe anche rivelarsi un'intrigante occasione a parametro zero. Si tratta di uno dei tanti esterni della batteria di Juric alla corte del Torino di Urbano Cairo. Calciomercato Inter, Olaina potrebbe tornare in Premier, suggestione nerazzurra difficile. Focus su quello che potrebbe essere il futuro di Olaina, laterale nigeriano nato in Inghilterra con un passato in Premier e che quest'anno a Torino si è rilanciato, al netto di qualche problemino fisico che gli ha fatto saltare alcuni periodi della stagione. L'esterno classe 1996, di piede destro e capace di giocare a tutta fascia, si sta rilanciando e per questo il Torino potrebbe fare fatica a rinnovare il contratto in scadenza al termine dell'attuale annata. Un gol e un assist in questa Serie A, per l'ex Chelsea, con un passato anche al Fulham, che è stato bloccato da fine ottobre a gennaio per un infortunio al bicipite femorale, che lo ha fermato proprio nel suo momento migliore. Juric ha comunque tutta l'intenzione di impiegarlo ancora e ricavarne il massimo, sperando in una permanenza che però si complica. Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, e senza un rinnovo a parametro zero potrebbe anche divenire occasione intrigante da provare a sfruttare. Più fonti lo danno verso un possibile ritorno in Premier League, con il Leeds in particolare interessato alle sue prestazioni, a maggior ragione a titolo gratuito. Il ragazzo in questa situazione, potrebbe essere stato offerto o venire offerto nel prossimo futuro anche alla stessa Inter, che qualcosina sugli esterni potrebbe ritoccare. Difficile il gradimento dei nerazzurri, più probabile quindi la Premier. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.